Matteo Salvini, sembra che Renzi e Alfano hanno trovato l'accordo sulla riforma del lavoro, lei che cosa ne pensa? Tanto fumo e niente arrosto, la vera riforma del lavoro la fa la Lega raccogliendo 500.000 firme per cancellare la legge Fornero e istituire lavoro e pensione e portando gli italiani fuori dalla gabbia dell'euro. Quello di cui stanno discutendo a Roma sono altri diritti tolti ai lavoratori e niente per gli imprenditori, quindi è un'enorme cazzata. Tante polemiche sul primo maggio, anche su Piero Pelù, lei cosa ne pensa? Che se uno ti dà 80 euro con una mano e te ne frega 90 con l'altra mano non si va lontano, ripeto, siamo vittime di un'invasione di clandestini che ci costa centinaia di milioni di euro. Chiudono fabbriche, aziende e negozi, abbiamo una disoccupazione da record, non si ridiscute l'Europa, non si ridiscute l'euro, non si blocca l'immigrazione, mi sembra che il governo stia dormendo.